Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iuzzolini per il sito iuzzolinifortunato.com ed in questo video vedremo come si coltiva Aloe Ferox, questa bellissima pianta grassa. È una cugina delle più famose Aloe Vera ed Aloe Arborescens, utilizzate prevalentemente per il loro gel. Questa pianta ha anche un gel con proprietà benefiche, chiaramente in minore concentrazione rispetto a Aloe Vera e Aloe Arborescens, però fa parte dello stesso genere, solo con una specie diversa. È una pianta originaria del Sud Africa in luoghi caldi e oggi vedremo un po' come cresce e come si coltiva. Allora, è una pianta assolutamente di esterno, può arrivare a 2 metri di altezza, ha un fusto che adesso non si vede perché si vede solo in piante più adulte, che raggiunge proprio 2 metri, e nella parte superiore del fusto c'è questo ciuffo di foglie con queste spine. Guardate che spine, è completamente ricoperta da spine, tra l'altro fanno anche abbastanza male, quindi state attenti. Ha sia le spine sul dorso della foglia, quindi pagina inferiore, e sia sulla punta, sono abbastanza pungenti. Allora, iniziamo dal principio. È una pianta da esterno o da interno? È una pianta assolutamente da esterno, sta benissimo, benissimo, benissimo in pieno sole, anche una posizione in penombra va bene, all'ombra resiste, vive, non muore, però comunque le foglie si allungano in maniera estrema, diventano di verde, verde pallido e anche il gel perde le proprietà benefiche, quindi vi consiglio di metterlo in pieno sole o anche in penombra. Non ha proprio paura del sole, quindi anche se siete in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, andate tranquilli. È una pianta che non ha paura del sole, ma ha paura del freddo. Infatti la temperatura minima di coltivazione è circa 5-6 gradi, quindi se siete dei coltivatori del meridione, in zone costiere, tenetela sempre fuori, non ha assolutamente problemi, è una pianta molto resistente. Se invece siete dei coltivatori del settentrione o comunque zona montana dove raggiungete questa temperatura, appena raggiungete 4-5 gradi inizia a rovinarsi, potrebbe anche morire, quindi riparatela magari con del tessuto o non tessuto, oppure ritiratela dentro casa per brevi periodi di tempo perché è una pianta sensibile al freddo. Parliamo adesso dell'annaffiatura dell'Aloe Ferox, forse la cosa più importante. Considerate una pianta grassa in quanto tale va trattata, non esiste una tempistica precisa per capire ogni quanto mettere l'acqua all'Aloe Ferox. Quindi quando leggete annaffiate una volta a settimana, 2 volte a settimana, è una cosa errata, perché l'unico metodo per capire quando annaffiare l'Aloe Ferox è quello di infilare un dito nel terriccio. L'Aloe Ferox va annaffiata solamente quando il terriccio è completamente secco, quindi deve essere proprio secco, secco, secco. Questa pianta è molto difficile muoia di sete, mentre è molto più facile farla morire di ristagno idrico e di marciume radicale. Quindi annaffiate solo quando il terriccio è secco. Ci sono troppe variabili per dare una tempistica precisa, come il tipo di terriccio, il tipo di vaso, la quantità di fori di scolo, la temperatura dell'ambiente, la ventosità dell'ambiente. Quindi l'unico modo è infilare un dito nel terriccio per qualche centimetro e annaffiarla solo quando il terriccio è completamente secco. Quanta acqua dare alla nostra Aloe Ferox? Annaffiate il terriccio, bagnatelo bene completamente. L'acqua deve uscire dai fori di scolo. Prima di annaffiare, assicuratevi che il vaso abbia i fori di scolo, come in questo caso, se no la pianta potrebbe marcire. Quindi annaffiate raramente, ma con grandi volumi di acqua. Parliamo ora della concimazione dell'Aloe Ferox. Una pianta che in linea di massima non ha bisogno di concimazione, però se la concimate è meglio perché le foglie diventano più belle, cresce più velocemente, diventa più resistente alle malattie. Come concimarla? Acquistate un concime specifico per piante grasse, lo trovate sul mio sito iuzzolinifortunato.com, vi lascio il link in descrizione e utilizzate questo concime. Riguardo il dosaggio oppure le tempistiche della concimazione, considerate che esistono centinaia di tipi di concimi, quindi quando acquistate un concime, vi ricordo specifico per piante grasse, dovete girarlo, ci sono le istruzioni che riguardano il dosaggio e la frequenza e le rispettate. Quindi ogni concime ha il suo dosaggio e la sua frequenza. Ricordate di utilizzare il dosaggio giusto, non esagerate perché la pianta potrebbe bruciarsi, quindi utilizzate sempre la giusta quantità di concime. Parliamo adesso della potatura di Aloe Ferox, è una pianta che in linea di massima non va potata, però guardate queste foglie secche in basso, sono del tutto normali perché le foglie hanno un ciclo di vita, quindi nascono, crescono e muoiono. Le foglie nuove sono queste in alto, infatti vedete che sono più piccole, queste in basso sono le foglie più vecchie, guardate. Dopo un po' le foglie più vecchie muoiono e diventano così secche. Se le lasciate non succede nulla, però se vi danno fastidio perché effettivamente sono brutte, potete semplicemente staccarle con le mani in questo modo, le togliete, le buttate nel vaso. Servono dei guanti, infatti io non lo faccio in questo video, però staccatele, è veramente molto semplice staccarle. Poi potete buttarlo nell'organico, queste foglie, oppure potete anche buttarle nel vostro orto, nella vostra compostiera, perché comunque diventano un concime. Eccole qua. Veramente una bella pianta. Parliamo ora della propagazione dell'Aloe Ferox. Come si propaga? Allora, o
per Semina, però non sto qui a parlarne perché servirebbe un video apposito, lungo, quindi o acquistate i semi su internet, seguite le istruzioni oppure li raccogliete da voi. Questa pianta in primavera fa una spiga, un fiore, potete raccogliere i semi, però è una cosa abbastanza complicata, nessuno semina l'Aloe Ferox. Il metodo migliore per la propagazione è quello di prelevare i polloni basali. Periodicamente questa pianta alla base, adesso questa non ne ha, fa dei polloni basali, ovvero dei piccoli figli, devono essere prelevati in primavera ed in estate. Non posso farvi vedere come si fa perché non ne ha, cercando di preservare il più radici possibile, semplicemente mettete questi polloni in un vaso a parte, la pianta radica veramente in maniera facile e sicuramente il metodo di propagazione più utilizzato, e ve lo consiglio vivamente. Il video sulla coltivazione di Aloe Ferox finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere mi piace e iscriverti al canale, se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti e se ti va puoi visitare il mio sito iuzzolinifortunato.com. Spediamo articoli per giardinaggio in tutta Italia a dei prezzi molto molto interessanti, ti lascio il link in descrizione.